Impressionisti in erba sono i bambini di terza dell'Istituto Comprensivo Medaglie d'Oro di Salerno. Per loro, dopo una lunga preparazione, lezione di pittura dal vero in plein air, location straordinaria scelta non a caso, quella della stazione marittima. Un'architettura che si rifà alle sue conoscenze artistiche di Picasso, degli impressionisti, dei futuristi. E perciò siamo qui, proprio perché queste forme sono forme in movimento nello spazio e abbracciano l'interno e l'esterno. La cosa bella è che attraverso questa scalinata si vede il Golfo di Salerno che ti abbraccia. È una visione che si potrebbe vedere soltanto venendo con una nave. Perciò per noi salernitani, quando l'abbiamo vista la prima volta che siamo entrati in questa stazione, abbiamo visto questa spalla, ci è mancato quasi il respiro. E questa sensazione la vogliamo far ritrovare ai bambini del corso di Scuola Viva, gli impressionisti a scuola, che stiamo facendo da marzo. Questa è la dodicesima lezione, poi ci sarà il finissage che praticamente, stesso i bambini, l'ultima lezione, insegniamo loro come si crea una mostra, come si allestisce una mostra, e la faremo al convento dei Cappuccini di Piazza San Francesco, Chiesa dell'Immacolata. È uno dei momenti conclusivi del progetto didattico Expo Education 2024, gli impressionisti a scuola, ad affiancare il presidente di Art Experience, Angelo Lazzano, i maestri Maria Irene Vairo, Francesco Quaranta ed Enrico Salzano. L'impressionismo è stata la risposta alla fotografia che nasceva. Questi bambini invece, che emozione li danno? Bellissima, io ho lavorato sempre con i ragazzi, però delle medie o del liceo, ma la sensazione, la bellezza che ho lavorando con i bambini è assolutamente nuova, perché sono spontanei, sono, come dire, senza freni inibitori. E allora sì, poi c'è la partecipazione, cioè non c'è competizione tra di loro. C'è una bella armonia.